convocazione firmata dal sindaco di Lula per un incontro il prossimo 15 marzo che coinvolgerà il pool di scienziati sull'Einstein Telescope è la risposta migliore all'atto vile e inqualificabile di questi giorni, che ha avuto l'effetto di rafforzare l'unità del territorio e della Sardegna su un progetto di ricerca di interesse strategico. A dirlo il presidente di Confindustria Sardegna Centrale Giovanni Bitti, che in una nota chiede al governo di mettere rapidamente a correre le risorse per l'adeguamento e la riqualificazione delle infrastrutture e dei servizi in modo da renderli competitivi rispetto a quelli dell'altra candidata a ospitare l'Einstein Telescope, l'Euroregione Mosa-Reno, ma anche che venga formalizzato il divieto assoluto di costruzione di impianti eolici e di altre infrastrutture nel raggio di 10 km dal sito ospitante. E poi, secondo Bitti, è fondamentale il coinvolgimento immediato del tessuto produttivo del territorio. Altro punto importante che secondo noi deve essere preso in considerazione è che il coinvolgimento del sistema produttivo, dell'industria e delle piccole imprese è necessario, anche perché, come si può immaginare, possono essere da supporto per diverse iniziative che devono essere predisposte per accogliere il flusso di investimenti che c'è da fare, ma soprattutto per accogliere i lavoratori e le persone che gireranno attorno a questo grande, grandissimo progetto.